così che i camoterristi potessero chiedere il pizzo, cambiava assegni agli uomini del clan per impedire che si arrivasse a loro, poi alle elezioni comunali del 2011 a Santa Maria Capovetere aveva promesso 30.000 euro sempre ad esponenti vicini agli, agli schiavoni, all'ex amministratore sono stati sequestrati beni immobili per un totale di 600.000 euro. Ora vi proponiamo le spettacolari immagini dell'arresto di un latitante ritenuto affiliato all'ala stragista del clan dei Casalesi. È stato arrestato a Giuliano mentre stava festeggiando l'onomastico del figlio. I carabinieri hanno fatto irruzione in casa, lui ha provato a fuggire calandosi da un balcone ma è stato preso dai militari che avevano circondato l'edificio mentre dall'alto controllavano l'operazione con un elicottero. Sul 42enne pendono due ordini di carcerazione per associazione di tipo mafioso e per estorsione aggravata da finalità mafiose. Siamo al momento della campagna della TGR sulla scuola oggi con Enzo Miglino andiamo a Nocera Inferiore per conoscere il robot creato dai ragazzi dell'Istituto Tecnico Marconi, poi con Adriano Albano la rubrica Campania 3.0. Alla prima partecipazione subito un podio. I ragazzi dell'Istituto Tecnico Marconi di in Nocera Inferiore alla Rome Cup 2016, competizione tra scuole sulla robotica, con Ugo si sono piazzati al terzo posto nella categoria robot esploratori, come spiegano Pio e Giussi. Il nostro robot eh, non, ha non ha i buff inizializzati per luttare contro gli ostacoli, ma ha dei sensori infrarossi, posti sul lato anteriore, destro e sinistro, che gli permettono di rilevare gli ostacoli ed evitarli nel giusto modo. Quindi lo Scopo è avvicinarsi agli ostacoli senza toccarli. Sì, senza toccarli e inoltre poteva rilevare le luci grazie a un sensore di luce poso sul lato sinistro. Le scuole che partecipavano nella nostra categoria erano 56. Noi abbiamo realizzato 44 punti nella gara finale. Quindi terzi su uh, 56, bel risultato. Sì, no, bellissimo. Ugo schiva gli ostacoli seguendo i fasci di luce. I ragazzi lo hanno creato e programmato in due mesi. Sono alunni delle seconde con l'interesse precoce per la robotica. Noi, come scuola, abbiamo pensato di essere al passo coi tempi nel senso di eh, aggiornare i nostri percorsi curriculari anche in, eh, in relazione all'acquisizione alla da parte di questi ragazzi di tecnologie nuove anche prima del, del vero e proprio indirizzo di specializzazione che comincia al terzo anno. Quindi, eh, diciamo, la scuola che si adatta alle richieste dei ragazzi secondo diciamo, la, la, la nuova scuola dell'innovazione tecnologica. I successi del Marconi di Nocera alla Ron Cup 2016 sono il momento più evidente di un grande lavoro su questo fronte nelle scuole campane. L'anno scorso a difendere i colori regionali con ottimi risultati erano stati gli studenti del villaggio dei ragazzi di Maddaloni, che grazie alla partnership con un'azienda di robotica trovano anche un primo contatto con il mondo del lavoro. La Ron Cup, come le altre manifestazioni legate ai progetti di automazione, rappresenta una vetrina importante che i giovani campani sanno sempre più sfruttare. Un esempio sono i giovani robot maker del Litis Ferraris di Napoli con dimostrazioni disponibili anche su YouTube. Infine la creatività legata alla realizzazione di video. Tante scuole si lanciano nella produzione di brevi video proprio a scuola. Il lip dub il doppiaggio di una canzone è una buona palestra per iniziare. L'effetto è divertente ed innovativo come hanno saputo fare questi ragazzi del Conti di Aversa. E domani in buongiorno Regione alle 7.30 per la campagna della TgR La Scuola. Il futuro andremo nell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli. Cambiamo argomento, già da sette anni la campagna si è dotata di una legge elettorale che prevede la doppia preferenza di genere. Lo ha ricordato la Presidente del Consiglio regionale della campagna, Rosetta D'Amelio, intervenuta al Senato della Repubblica per la conferenza norme per la parità di genere.